È colpa di Rosa Chemical se Gino Paoli voleva portarmi sul palco a Limonare, esatto, perché esatto. Ti ha visto qua. Cioè, tu pensa cosa è successo, Rosa, al Festival di Sanremo. Rosa sul palco che limona con Fedez, non era previsto. E noi a vederti con Gino Paoli. E noi a guardarti con Gino Paoli. Scattato l'amore. E anche a Gino, quanto pare. Anche a Ginotto Paolotto. Wow. Allora, sembra incredibile, ce lo stavi confermando. È stata una cosa nata lì per lì. Cioè, l'ho visto, era lì che è bravo. Pazzesco. Okay. Facciamo qualcosa. Facciamo scattare sto amore. Chi ha messo la lingua per primo? Io. Perché si vedeva che c'era della lingua. Non era un bacetto. No, io ho messo la lingua, però lui c'è stato. Cioè, mi ha respinto. Senti, vabbè, è stata un'esibizione. Diciamo che se volevi chiudere in bellezza il Festival di Sanremo, il momento gara, non potevi fare di meglio. No. Senti, ma dato il mio massimo. Possiamo dirlo, devo dire, accadono cose belle ogni tanto nella musica, le novità. Questa è stata, credo, una scoperta per mezza Italia, perché tu eri molto conosciuto in una certa, sicuramente un'altra pubblico, media, vero? Un'altra dimensione, ti mancava forse quella più grande, secondo me. Questa è stata una delle scoperte per un sacco di gente di questo festival. Sono felicissimo, cioè, infatti non, ho tolto che adesso sono veramente ancora molto emozionato. Poi non so proprio cosa dire, perché anche oggi in rassegna stampa solo amore. Io volevo un po' in realtà di critiche, a parte la Morgante, poi sono finito tutte le critiche. se vuoi te la faccio io. Una dose comunque. Sì, bella. Se vuoi te la faccio io, ma non ci credo, sarebbe sbagliato. Non ci riesco, una piccola. Ah, sto pensando, guarda, mi sto scervellando. C'è un outfit che non ti è piaciuto? No, neanche, no. No, descrivi il tuo outfit per chi ci ascolta in radio, su Rai Radio 2. Allora, un bel anfibio militare, una gonna di pelle, leather molto attillata ma lunga, una camicia bianca da ufficio dentro i pantaloni, scapezzolata, con i brillantini attorno ai capezzoli. Scapezzolata. Una cravatta. Un po' di brillantini in faccia e tanto amore. E i guanti di latte. Non riesco a criticare il contrario, casomai sono un po'. Mi dispiace solo che io non le potrei mettere queste cose. Perché Gino? Perché dai? Ma la pensi? No, stai sbagliando. No, non lo so. Stai sbagliando. Mi permetto di dire che stai sbagliando. Ci penserò. Allora, intanto io volevo dire che veramente tu dici che Rosa è stata una scoperta. Noi di Rai Radio 2 l'avevamo già. Scoperto, quindi siamo un po' orgogliosi anche di portare avanti. Ma quante volte abbiamo detto in trasmissione che molti degli artisti facevamo ascoltare, diciamo, qualcosa ci dice che prima o poi li vedremo a Sanremo, perché Sanremo è cambiato al punto da dare spazio a tante voci nuove, e questo sta succedendo. Però di cose incredibili te ne sono successe. Intanto il pezzo sta andando benissimo, anche in classifica sta andando benissimo. Scendi dopo il cielo in una stanza, cantata da Gino Paoli sul palco di Sanremo. Sogno. Un giorno ti renderai conto di tutto questo. Spero più tardi possibile. Grazie Rosa, ti salutiamo. Grazie, noi andiamo ad ascoltare Achille Lauro, che è un super ospite di questa serata su Rai.